abbiamo raccolto tre squadre diverse e abbiamo deciso di giocare non con le squadre come sono costituite, ma squadre miste. Quindi abbiamo messo insieme tutti quanti i ruoli e ridefinito quattro squadre da tre società che siamo, che si scontrano in questo mini torneo. E l'idea è quella di fare in modo che i ragazzi si conoscano e sperimentano intanto in campo un modo diverso di giocare che non sia quello standard che sono soliti usare, che si conoscano anche poi umanamente. Mi sta piacendo tanto, giocare aperto è una cosa fantastica, non me l'aspettavo. Subito ci siamo trovati molto in sintonia, infatti è stata una cosa molto, molto bella. Riccardo? Sono Elia. Quando ieri sera ci è stato detto che le squadre si sarebbero mischiate tra loro, ho pensato non si riuscirà mai a giocare perché tutti quanti conoscono i propri compagni di squadra, c'è quel modo per interagire con quella specifica persona, il modo di capirsi gli schemi che sono tutti diversi, e invece sta funzionando benissimo. Io ho fatto canette da 3 punti, ogni tanto ho fatto 36 punti. Questo camp credo che sia speciale perché l'idea di mescolare 3 squadre e far conoscere così anche realtà diverse è bello, veramente bello, è una ganzata. Mi piace giocare con gli altri, mi piacciono interagire con gli altri. Mi dispiace che domani pomeriggio andiamo via. In questo modo ci hanno dato la possibilità di conoscerci un po' e stringere più all'amicizia e conoscere anche un po' il pensiero, la tattica delle altre squadre. Io sono Thomas, gioco nella squadra nera. È un momento sicuramente di condivisione, di divertimento, ma anche di crescita ovviamente dal punto di vista sportivo, dal punto di vista personale. Sì, a me si gioca pure è più divertente così. C'è sempre un'attenzione alle persone che sono in campo prima che ai giocatori, che per me è speciale.